Buonasera cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Esco amareggiato da questo pareggio a Roma, perché è chiaro il Milan ha pareggiato, era sotto 2-1 dopo essere stato a lungo 1-0, però il primo tempo mi aveva illuso di poter controllare bene la partita. È stato un primo tempo nonostante le clamorose esclusioni di Leao, di Theo Hernandez, dello stesso Calabria. Era un Milan che teneva bene il campo, ben organizzato. Finalmente si è visto alla mano di Fonseca questi scambi Okafor-Pulisic, la prestazione di Fofana, la prestazione splendida di Pavlovic, ed era proprio lui che ci portava in vantaggio dopo 9 minuti. Milan subiva poco, non, salvo un'occasione, il resto Maignan non era mai impegnato. Non era un Milan pericoloso anche là davanti, però tutto sommato la squadra teneva bene. Volevamo il clean sheet, lo zero nella casella dei gol subiti. E si muoveva bene Chukwueze, Pulisic sicuramente fra i migliori in campo, ripeto, sempre in alternanza con Okafor. Non soffrivano Fofana e Reinders, qualche problema per Emerson che, per giocare nel Milan a grandi livelli, deve migliorare molto, e purtroppo poi vedremo le pagelle. È risultato quello il giocatore con in più difficoltà. È chiaro che poi aumenteranno i rimpianti, diciamolo chiaro, per aver lasciato Kalulu e preso Emerson, però l'unica speranza è che migliori. Però l'ho visto anche nel primo tempo, dove tutto sommato Zaccagni non era stato mai molto servito dai compagni. L'avevo visto sempre piuttosto incerto, piuttosto titubante, e questo era diciamo, il lato nero del primo tempo. Un primo tempo che il Milan, ripeto, ha controllato bene, 1-0 di Pavlovic, bel colpo di testa, però è stato un Milan che ha speso molto. Il gioco di Fonseca implica grandi corse, grandi pressing, grande movimento senza palle, con la palla. È chiaro che poi alla lunga si è pagato. Nel secondo tempo, infatti, il Milan, pur non pressato in maniera parossistica dalla Lazio, cominciava a arretrare. Qualche pallone perso scioccamente, nessuna ripartenza, si appesantiva l'azione di Reinders e Fofana, pur tenendo bene il campo. Si appesa qualche errore, qualche sbavatura di uno dei migliori in campo, anche Pavlovic, prendeva quota la formazione laziale. Milan faceva più fatica, sempre la fascia di sinistra dell'attacco della Lazio, cioè la fascia destra del Milan, soffriva tantissimo, con Nuno Tavares che veniva giù molto facilmente, e anche dall'altra parte Terracciano, che aveva giocato un discreto primo tempo, incominciava a soffrire pesantemente. E senza che il Milan riuscisse, salvo in un'occasione con Terracciano, a farsi pericoloso, e un'altra con Pulisic, ma erano lampi figli del niente, figli di un'azione manovrata, ma dell'azione solo di Pulisic. E con un doppio KO il Milan andava sotto. Stessa azione, sempre la stessa azione. Fascia di sinistra del fronte laziale, fascia di destra. Milan non fermava l'avversario, sia con Emerson sia con Terracciano, che si era poi messo in quella posizione, e venivano i due gol, il Castellino e l'altro gol ancora di Dia. Sempre la stessa cosa, stessa azione di Parma, fascia di sinistra, cross in mezzo, tiro al volo. Tiro rasoterra, gol al volo, niente, stessa azione. E il Milan in 12 partite, 9 l'anno scorso e 3 quest'anno, continua a tenere la media del 2 dei gol subiti. Continua a tenere la media dei 2 gol subiti. Non c'è niente da fare. L'attacco, il suo dovere, più o meno lo fa sempre. Difficilmente non realizza gol, però continua la media del 2. Siamo a 24 gol in 12 partite. È questo che mi tormenta. Milan cambiava Fonseca, metteva Theo, metteva Leao, metteva Musa,
al posto di Reinders, metteva Theo Hernandez e metteva Abraham. E dopo pochi minuti l'azione più bella del Milan, quell'azione che a noi piacerebbe vedere sempre, 1-2, Abraham bene dietro, passaggio a Leao, e Leao segnava il suo primo gol del campionato con un bel tiro raso terra che mi sembra sia finito tra le gambe del portiere. 2-2, però il Milan continuava a soffrire sulla fascia di sinistra, non impensieriva più, mi ero illuso poi di andare a fare male alla difesa della Lazio, ma era un Milan molto sulle gambe nonostante i nuovi entrati, non mi hanno dato mai l'impressione di poter portare a casa questa vittoria. E il Milan pareggia dunque 2-2, negativo, buono il primo tempo, negativo il secondo, nettamente negativo, ancora due gol subiti. Bisogna fermare questa emorragia. Fonseca deve prendere un laccio emostatico e fermare questa emorragia. Si sono visti sprazzi di Milan nel primo tempo, ripeto, mi era piaciuto, ecco perché c'è il rimpianto. Poi però la difesa è sempre troppo facilmente battibile. Aveva giocato bene la difesa del Milan nel primo tempo, ma la Lazio era abbastanza inconsistente là davanti e si era ben senza problemi. Poi però appena troviamo una squadra che morde, e lì iniziano subito i problemi, soprattutto sulle fasce. Le fasce sono un problema, soprattutto la fascia di destra, perché poi i tifosi ci si lamenta di Calabria, però Emerson in questo momento no, deve giocare Calabria perché il Calabria applicato, il Calabria attento, il Calabria aiutato, come l'avrebbero aiutato questa sera, indubbiamente nell'uno contro uno è più efficace di Emerson. Questo è il problema, la fascia destra della difesa del Milan. Il Milan, il Napoli riesce a ribaltare nel finale il Parma. Il Milan adesso è a 5 punti da Inter e Torino, che sono in testa alla classifica, è potenzialmente a 7 punti se la Juventus battesse la Roma. Quindi partire in 3 partite da meno 7 dal vertice diventa complicato. In questi casi si spera che il Milan inserisca bene i nuovi, si spera che Abraham migliori, rientrerà Morata e incominciamo a portare a casa speriamo dei risultati. Però se si continua a subire 2 gol per partita, e lì puoi mettere anche il giocatore più forte del mondo là davanti, ma non va bene. Continua il trend, 2-2-2-2-2-2, è incredibile. Mi tengo stretto il primo tempo, però come sempre, io uso sempre la metafora del caffè, poi c'ho il secondo tempo, dovrei essere contento per il pareggio? No, vogliamo ovviamente di più, dobbiamo controllare meglio la palla, speriamo appunto con la crescita di Fofana, con il rientro di Morata, insomma che la squadra sia ancora più compatta. Però c'è un problema di fascia, sia la fascia di Theo sia nelle partite scorse, sia la fascia di Calabria / Emerson sono state totalmente deficitarie, ed è lì che le squadre avversarie puntano, e poi nella volta che Pavlovic o Tomori perdono l'uomo, viene il pareggio o il gol della squadra avversaria. Milan incomincia a essere troppo lontano dai primi, è chiaro che si temeva anche magari una ripercussione in caso di sconfitta, però la classifica langue, il Milan non ha mai vinto nelle prime 3 partite. Eravamo abituati in maniera diversa con Pioli, che partiva sempre molto bene. Vediamo adesso cosa succederà. Speriamo di recuperare i giocatori quasi tutti per uscito dolorante, forse una caviglia o una contusione, speriamo sia solo una contusione, Leao. Poi vedremo. La coperta è stata buona, calda, per quello che riguarda il lavoro del primo tempo, la squadra unita, la squadra che non lasciava varchi.
però poi ovviamente giocatori come Teo e come Leao alla lunga non averli si fa fatica e perdi soprattutto qualcosa in attacco. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Sono state tre partite, un inizio di campionato, un mese di agosto veramente brutto e negativo. Se non incominciamo a vincere, poi non è che puoi lasciare 15 punti agli altri e ripartire. Vediamo domani la Juventus cosa farà. Dovesse vincere con la Roma, chiaro che il compito si complica. Comunque, compatti, cerchiamo di portare a casa, di riunire la squadra, di organizzarla meglio. Però possiamo parlare di tutte le organizzazioni del mondo, ma se poi continui a subire gol, le organizzazioni non servono a nulla. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.